di tante avventure sulla scena dell'arte più squisita. Ricordate il debutto a Gallerate? Noi non piacemmo tanto a quei signori, ma ci nutrimmo a lungo di insalate, coi lanci di patate e pomodori. Allevata nel lusso con gran cura, come un brillante in mezzo alla bambagia, per evitare la minima rottura, in quella vita nomade era andata, invece molto presto fui ben rotta. Alle battaglie d'arte, ogni sera, l'arte lo sanno tutti, è una gran lotta, e chi non pugna non fa mai carriera, ed io ho pugnato, io quanto ho pugnato. Poi nudi di amanti, di stagimanti, quanti, quanti, tanti, tanti. Una sera un cacciatore australiano mi riempì il camerino di pelli pregiatissime di puzzole. Dio quante puzzole, 100 puzzole. Il camerino era così pieno di puzzole che ho dovuto spargere due flaconi di colonia cotì, tanto me la regalavano. Un'altra sera, un ambasciatore francese, spiritosissimo, nel vedermi fumare una lunga sigaretta russa nel mio lungo bocchino, mi domandò: «Me vuole sapere, madame, la differenza che passa fra il bocchino e l'orologio?» Ho risposto: «Ma no, ma se io non ho mai fatto degli orologi!»